Otto Rosenfeld nacque a Vienna nel 1884 da una famiglia ebrea di modeste condizioni sociali. Il padre era alcolizzato. Seguì una formazione tecnica e lavorò inizialmente in un'officina meccanica. Poi divenne impiegato a causa della sua salute precaria. Appassionato di letteratura, di teatro e di storia, scoprì nel 1904 l'interpretazione dei sogni di Freud, la cui lettura lo indusse a stendere gli appunti, influenzati anche dalla lettura di Nietzsche, per l'artista. Nel 1906 incontrò Alfred Adler, che lo presentò a Freud. Freud giudicò molto positivamente lo scritto di Otto e gli consentì di entrare a far parte della Società Psicologica del Mercoledì, di cui divenne segretario, ruolo che continuò nella stessa associazione, ristrutturata come Società Psicoanalitica di Vienna, fino al 1915. Nel 1907 pubblicò L'Artista, uno studio psicologico della creazione letteraria. L'artista è l'eroe che supera con la sua creatività i conflitti dei comuni mortali. Nel 1909 adottò il cognome di Rank e pubblicò Il mito della nascita dell'eroe, in cui asserì che l'eroe, attraverso la regressione in fantasmi pregressi, proietta desideri pregenitali e permette così la costruzione del mito. Aiutato da Freud anche finanziariamente, si laureò in filosofia nel 1911. Nel 1912 fondò con Hans Sachs Imago, rivista per l'applicazione della psicanalisi alle scienze dello spirito, di cui fu il primo direttore. Più tardi diresse anche l'internazionale Zeitschrift für Psychoanalyse. Nel 1913, sempre in collaborazione con Sachs, scrisse Psicoanalisi e Scienze Umane e pubblicò anche Il nudo nella poesia e nella saga, in cui affermava che la curiosità visiva dell'artista è punita con la cecità da un superio edipico, come era successo ad Omero. Egli influenzò l'opera di Freud del 1913, Totem e Tabù, e influenzò anche Geza Roheim, cui fu affidata nel 1919 la prima cattedra di antropologia psicanalitica presso l'Università di Budapest. Nel 1914 pubblicò sul terzo numero della rivista Imago Il doppio, il significato del sosia nella letteratura e nel folklore. Il sosia, la parte rimossa dell'io, ritorna ad esso con un messaggio di morte. Freud riprenderà nel 1919 questo tema, né il perturbante. Due suoi saggi del 1914, Sogno e poesia e Sogno e mito, furono inclusi dalla quarta alla settima edizione dell'Interpretazione dei sogni, cioè dal 1914 al 1930, in appendice al sesto capitolo. Combatté durante la Prima Guerra Mondiale sul fronte polacco, a Cracovia, e studiò le conseguenze post-traumatiche della guerra. Iniziò ad esercitare la psicanalisi nel 1920. Fu il primo non medico e non analizzato a svolgere questa attività. Nel 1923 scrisse con Sándor Ferenczi Prospettive di sviluppo della psicanalisi, pubblicato nel 1924. Rank poi scriverà altri due libri sulla tecnica psicoanalitica, l'ultimo dei quali pubblicato nel 1931. In questi libri auspicava un ritorno agli inizi della psicanalisi, quando l'obiettivo non era ricordare il rimosso, ma rivivere, ripetere nel qui e ora l'esperienza vissuta, l'Erlebnis. Contrapponeva inoltre al passivo ascolto analitico, caratterizzato dall'astinenza neutrale, un ascolto attivo, facendo passare il paziente dalla posizione sdraiata sul divano al confronto vis-à-vis,
e proponendo terapie brevi e con termine fissato in anticipo. Riprendendo le tesi di Alfred Adler, egli sottolineava l'importanza di congedarsi dal passato per guardare avanti, perché la volontà non riesce a volere al ritroso. Per lui il transfert è una riattualizzazione del rapporto primario madre-figlio, e compito dell'analista è quello di facilitare la soluzione di questa dipendenza attraverso l'analisi degli acting out ed un atteggiamento, anche provocatorio, destinato a favorire lo svincolo del paziente. Già lo scritto del 1923 provocò astio all'interno dell'istituzione psicoanalitica. Nel 1924 Rank pubblicò Il trauma della nascita, in cui ipotizzò un legame fra parto e nevrosi, ma anche psicosi. L'utero è come un paradiso perduto cui si tende angosciosamente a ritornare nella ricerca del piacere. La nascita significa primitiva espressione del super-io, che non è il padre edipico, ma la madre pre-edipica, che per prima esprime l'istinto di morte. Ciò che da un punto di vista biologico ci appare come istinto di morte non può tendere ad altro che a ricostituire lo stato di cui si è fatta esperienza prima della nascita. L'origine dell'angoscia umana primaria non è dunque il complesso di castrazione edipico, ma l'esperienza traumatizzante, fondamentale, della separazione dal corpo della madre. È facile riconoscere in questo punto di vista l'influenza del mito, descritto nel Convivio di Platone, dell'anelito al ritorno alla primitiva unità. Gli dèi hanno separato la primitiva androgenia dell'uomo, per cui la parte divisa, il simbolo, anela attraverso l'amore a ricomporre l'unità con la sua metà. Ciò che Platone intende per Eros è l'intensa nostalgia per uno stato perduto, meglio, per un'unità perduta, e per spiegare la natura dell'istinto sessuale, ricorre alla famosa metafora di un essere primitivo diviso in due metà, di cui una anelerebbe a ricongiungersi con l'altra. Il trauma originario della separazione dalla madre viene poi ripetuto nelle altre separazioni e perdite, nello svezzamento, nel rapporto edipico con l'angoscia di castrazione ed in tutti i traumi successivi fondati sulla separazione e sulla perdita. A proposito dell'Edipo, egli scrive: «Già al fondo della leggenda di Edipo troviamo l'oscura e fatale questione dell'origine dell'uomo. Edipo ritorna veramente nel ventre della madre, giacché la sua cecità rappresenta proprio il buio che avvolge il feto all'interno del corpo materno. Siamo così arrivati a comprendere il senso psicobiologico di quella fase dello sviluppo normale dell'individuo che è il complesso di Edipo. Scorgiamo cioè in questo complesso il primo tentativo di superare l'angoscia connessa coi genitali materni, investendoli come oggetto libidico. Anche l'enigma della sfinge edipica, con la sua parte inferiore animalesca e angosciante e la sua parte superiore umana, riproporrebbe l'insanabile separazione della nascita. E così i sogni di appagamento del desiderio riproporrebbero la permanenza nel ventre materno, mentre i sogni angosciosi riproporrebbero il trauma della nascita. Nello stesso 1924, Ferenczi pubblicò Thalassa, in cui attraverso la bioanalisi racconta la vita psichica da una parte partendo dal corpo, dalla sessualità procreatrice, dalla fisiologia degli organi, dall'altra utilizzando aspetti della biologia per far luce sui fenomeni psichici. Egli situò la nascita psicologica del bambino nella relazione con la madre e nel desiderio allucinatorio di tornare a godere di un'esperienza serena
e rassicurante all'interno del caldo corpo materno. Sono stato indotto a formulare l'ipotesi che fin dalla nascita l'uomo è dominato da una tendenza regressiva permanente che mira a ristabilire la situazione intrauterina e che vi si aggrappa ostinatamente con una modalità magico-allucinatoria tramite allucinazioni positive e negative. Ma mentre per Rank il trauma che accomuna la paura dell'oscurità e degli spazi chiusi del paziente e dell'artista nella sua creazione è originario, fondativo, per Ferenczi la nascita è solo una delle tante catastrofi evolutive. Anche nel 1924 Gustav Hans Graber, uno psicanalista svizzero, pubblicò la sua tesi di dottorato sull'ambivalenza del bambino, derivante dall'esperienza della nascita. Graber, tra l'altro, continuò la sua ricerca, cofondando nel 1971 l'Associazione Internazionale di Studi per la Psicologia Prenatale a Vienna. Freud all'inizio ammise l'importanza dell'evento della nascita, ma subito dopo si accorse che questa visione demoliva l'importanza della tematica edipica e negò al feto e al neonato la capacità di rappresentarsi l'angoscia. Mentre Ferenczi prese le distanze dalla crucialità della nascita, Rank mantenne la posizione, per cui fu accusato soprattutto dai custodi dell'ortodossia freudiana, Carl Abraham e Ernest Jones, di fomentare dissidi all'interno della società di psicanalisi. Jones, nella sua biografia di Freud del 1953, ipotizzò addirittura che Rank soffrisse di psicosi maniaco-depressiva. Freud criticò Rank in Inibizione, sintomo e angoscia del 1926 e finì che Rank si dimise dalle cariche della società psicoanalitica. Il 12 aprile 1926, nell'incontro d'addio, Rank portò in dono a Freud l'edizione completa delle opere di Friedrich Nietzsche, riconosciuto da entrambi come influente nel loro pensiero. Dal 1926 al 1934 girò per l'Europa, soprattutto a Parigi, dove strinse amicizia con gli scrittori Anaïs Nin e Henry Miller. Nel 1934 si trasferì negli Stati Uniti e dopo essersi scontrato coi gruppi freudiani newyorkesi, che lo tacciavano di non essere medico, si trasferì a Filadelfia. Nell'ultima parte della sua vita, egli approfondì l'esplorazione dell'adattamento simbolico, proprio del processo dell'uomo, che attraverso i simboli culturali cerca di mantenere il rapporto con la madre materia. Morì nel 1939 a New York per un'infezione sopravvenuta in seguito ad un intervento alla colecisti. Oltre che Adler, reinterpretò anche Carl Gustav Jung attraverso la riformulazione dell'archetipo, l'importanza data al collettivo, il concetto di formazione dell'io ad opera del sé ed il principio di individuazione attraverso l'uso dell'energia creativa. Il suo punto di vista aprì poi la strada più o meno consciamente all'opera di altri psicoanalisti come Melanie Klein, Heinz Hartmann, Ronald Fairbairn, Phyllis Greenacre, Donald Winnicott, Heinz Kohut, Otto Kernberg e Margaret Mahler. La Greenacre, nel 1945, attribuì al trauma della nascita la funzione di organizzare e trasformare il narcisismo fetale, producendo o favorendo una tendenza narcisistica propulsiva, accelerante e stimolante il cervello ad organizzarsi modellandosi grazie all'angoscia. Winnicott, nel 1949, parlò dell'esperienza della nascita. È possibile che l'esperienza della nascita sia così dolce e piana da essere relativamente poco importante. Al contrario, l'esperienza della nascita anormale
oltre un certo limite si trasforma in un trauma e diventa, di conseguenza, estremamente importante. Nella nascita normale, il bambino all'interno del suo spazio vitale diventa pronto, col passare del tempo, a compiere il movimento per scoprire il mondo. E il bambino che ha trovato il mondo in questo modo diventa col tempo pronto ad accogliere bene le sorprese che il mondo gli riserva. L'esperienza della nascita normale sono buone e possono favorire la forza e la stabilità dell'io. Nella nascita normale, l'angoscia del parto ha un'importanza limitata rispetto ad altri fattori, come l'esperienza intrauterina, l'esperienza di preparazione al parto in cui il bambino è mentalmente già coinvolto e la disponibilità della madre. Carl Rogers vide nella pratica di Rank una terapia relazionale per la centralità data al transfert. Ma il contributo fondamentale di Rank fu il distacco dalla centralità dell'Edipo a favore dell'esplorazione della condizione pregenitale nel qui e ora. Aprì così la via della scoperta di un protolinguaggio che si sviluppa nel non verbale e che è l'elemento fondante della poliidentità della persona.